Cari amici, benvenuti nella mia cucina. Oggi prepareremo un piatto tipico della tradizione italiana, gli gnocchi di patate. Useremo della farina, un uovo e quattro patate tagliate a pezzi. Versiamo le patate tagliate a pezzi in un contenitore con carta fatta, al che non facciamo altro che chiuderlo, creare un cartoccio. Una volta preparate le patate, le andiamo a cuocere nel microonde per 6 minuti. E casareccia è genuina, niente GM nella mia cucina, si mangi gnocchi o fettuccina, e mattarella fatto. Ed eccoci qui. Ora non facciamo altro che prendere le nostre patate, che si sono ben cotte, preservando tutti gli amidi e le vitamine. Mettiamo una cup di farina sul nostro tagliere. Prendiamo le nostre patate e le andiamo a schiacciarle. Aggiungiamo sempre un uovo soltanto. Ancora un po' di farina per evitare di scottarsi le dita. E iniziamo ad impastare con le mani fino ad ottenere un impasto omogeneo. Adesso l'impasto è preparato, non facciamo altro che farlo riposare per qualche minuto e poi iniziamo a tagliarlo. Adesso l'impasto è riposato per qualche minuto, non facciamo altro che prepararci. Servirà uno spruzzo di farina su tutto il banco, compreso l'impasto. Questa farina permetterà agli gnocchi di non attaccarsi tra loro. Adesso iniziamo arrotolare, stendere. Tagliamo della larghezza di un pollice i nostri gnocchi. Ok, adesso che gli gnocchi sono tutti tagliati, grazie a questo semplice attrezzo gli diamo una rigatura in modo che il sugo aderisca meglio allo gnocco. Allora, adesso i nostri gnocchi sono pronti per essere cucinati. Li versiamo in acqua bollente, precedentemente salata. Gli gnocchi, non appena affioriranno tutti, saranno pronti per essere conditi. Non facciamo altro che accendere un po' di burro per poterli condire. Una volta che i gnocchi sono affiorati, non facciamo altro che scolarli e prepararci per condirli. Ebbene qui, i nostri gnocchi sono pronti. Possiamo pensare solo al condimento, con un po' di parmigiano. Del burro precedentemente sciolto. Ecco qui, no?
nostri gnocchi sono pronti. Buon appetito a tutti! We'll be right back.